Grazie Presidente, ho il piacere di riparlare in aula dopo 2 mesi di espulsione per aver detto la parola onestà. Evidentemente dopo le valanghe di arresti di questi giorni ci rendiamo conto che fosse davvero un'offesa in questo palazzo. Ma parliamo di altro, Presidente. Siamo piuttosto indignati del fatto che l'ex viceministro Pistelli sia andato a lavorare, o insomma cerchi di andare a lavorare all'ENI. È vero che in molti considerano l'ENI un vero e proprio ministero degli esteri, ancora di più del ministero degli esteri reale, ma non vi pare che questo sia conflitto di interessi? Ma se l'avesse fatto un viceministro durante qualche governo Berlusconi, il Partito Democratico cosa avrebbe detto e fatto che un suo viceministro va a lavorare all'ENI, come tra l'altro aveva già fatto l'ex viceministro, sempre agli esteri, Dassù, che è andata a lavorare in Finmeccanica? A questo punto, ricordo sempre che l'ex, dato che si tratta di ex portaborse di Pistelli, presidente Matteo Renzi, perché lavorava come portaborse appunto dell'ex viceministro Pistelli, disse che avrebbe risolto il problema del conflitto di interessi in 100 giorni, ma questa è una delle ennesime balle del Premier non eletto da nessuno. La questione oggi è: Presidente, potrebbe riferire al ministro attuale Gentiloni, prima che eventualmente dovesse andare a lavorare alla Total o alla Shell, di venire in aula a riferirci su quel che diavolo sta succedendo nel suo ministero, che sta diventando un vero e proprio trampolino di lancio per andare a lavorare in imprese parastatali? Chissà quanti soldi. Altra domanda che vorremmo fare all'ex viceministro Pistelli: quanto guadagnerà come vicepresidente di ENI? Grazie Presidente.